Ciao Vezio, ciao a tutti, bentornati al Tech delle 5. Come stai, Vezio? Ciao Peppe, benvenuti a tutti e benvenuto anche a me che, come al solito, non sono nel giorno giusto, ma me la cavo anche oggi, dai. Sto abbastanza bene, vediamo di fare una bella discussione, che oggi ce n'è da parlare, secondo me. Sì, assolutamente. Poi è bello sempre averti come sostituto di lunedì, iniziare la settimana parlando con te, che sei, possiamo dirlo, l'uomo che mi prepara le scalette. E nella scaletta di questa puntata, sto partendo così proprio a razzo con l'attacco Non delle perdiamoci in scalette. chiacchiere. Esatto, o meglio, perdiamoci in chiacchiere, ma in chiacchiere contestuali. Nella scaletta di questa puntata, tu mi hai messo al primo punto la nuova patch di Cyberpunk. Vogliamo spiegare cosa sta succedendo con Cyberpunk? Allora, molto brevemente, in arrivo a brevissimo la nuova patch 1.2, che sarà quella, diciamo, più sostanziosa, che andrà ad aggiornare il gioco e introdurrà una serie di miglioramenti, di bug fix, di sistemazioni di tutta la roba che c'è nel gioco, enorme. Si parla proprio di migliaia, anzi milioni di bug corretti. E quindi finalmente potremo giocare davvero a Cyberpunk, quello Sì, che avremmo dovuto fare già mesi fa. io consiglio a chiunque sia vagamente interessato a Cyberpunk, a chiunque abbia mai letto qualcosa su quanto era buggato, eccetera, eccetera, di andarsi a leggere l'articolo, ve lo lasciamo nelle note dell'episodio, dove troverete il link alla patch di questa patch 1.2. Sul sito di Cyberpunk ufficiale, perché cioè, è veramente impressionante scorrere e vedere una lista, cioè, ma letteralmente senza fine, cioè ci devi scorrere almeno un 10 secondi di mouse per arrivare in fondo, ma forse anche di più. È impressionante, cioè, io avevo iniziato a leggere il changelog, ma è davvero così tanta roba che la maggior parte delle cose erano cose delle quali sinceramente non me ne ero neanche accorto quando ci ho giocato che erano buggate, e questo ti fa capire, nonostante io mi fossi accorto di tanti altri bug, e questo ci fa capire quanti cavolo di bug c'erano in quel gioco che adesso stanno per essere risolti o sì, verranno risolti comunque con Almeno loro. hanno promesso che saranno risolti, poi Esatto. andremo a vedere perché non si sa mai neanche quello. Tra l'altro non ho trovato un bug che io ho riscontrato e che è abbastanza noto, ma spero che ci sia anche quello. Ancora non l'hanno risolto, quindi. No, no, cioè, è troppo clamoroso ed è troppo segnalato nella community. Possiamo anche dirlo, anche se magari fregherà pochi. Con una mod del sistema circolatorio, che era la pompa per il cuore, potevi curarti e riprendere la vita. Questa cosa smetteva di funzionare quando utilizzavi una mod per le mani, per le braccia. Quindi c'era questa cosa clamorosa che tu ti spendevi soldi in equipaggiamento per il cyberware e poi uno dei due si rompeva per qualche Esatto. strano motivo. Sì, ma Vabbè, ci sono state segnalazioni infinite su cose che semplicemente non funzionavano. C'erano, ma non funzionavano. esatto. Oppure mi ricordo anche dei bug clamorosi con i veicoli, tantissimi, con cose che a un certo punto esplodevano senza motivo alcuno. Quindi stiamo parlando di un gioco che aveva veramente tantissimi problemi e che si spera, perché non sappiamo ancora come andrà a finire, la maggior parte di questi almeno sia stata sistemata. Si spera. Vogliamo essere fiduciosi. Sì, Quello dai. che volevo dire è che appunto averci giocato finora non è quello che avevamo pensato, cioè non ci abbiamo giocato davvero sinora. Abbiamo giocato a una specie di beta prolungata, non so neanche come chiamarla, e quello che si spera appunto è che il gioco vero inizi adesso, cioè adesso uno che si vuole fare una bella run nuova da capo possa avviare la partita e non trovarsi di fronte un miliardo di personaggi impazziti che fanno cose a caso. Ecco, diciamo che questo è una cosa molto importante secondo me. Tra l'altro è quello che ho fatto anch'io, ovvero, per chi mi ha seguito quando ho fatto le live su Twitch i primi giorni dall'uscita di Cyberpunk, io ho giocato solo il tempo che avete visto su Twitch, quindi ho giocato all'incirca 5 ore, poi ho detto, ok, io non posso giocare a questo gioco in queste condizioni, voglio aspettare.
Si era detto, infatti, che entro pochi mesi sarebbero uscite due patch, poi sarebbero usciti DLC gratuiti, sarebbe arrivata la modalità multiplayer online, quindi cose abbastanza grosse, e ho detto ok, tanto adesso non ho tempo materiale per farlo, eravamo gli ultimi giorni di novembre, inizio dicembre, anzi, e quindi ho detto adesso non ho tempo, aspetto e ne guadagno che poi, quando ci saranno tutte queste patch, io potrò giocare in maniera vera, nella maniera migliore possibile, perché non ci saranno tutti questi bug. La roadmap è stata prolungata tantissimo, quindi queste patch adesso stanno arrivando, infatti la 1.2 è, ci sarà brevissimo, è quasi in arrivo, si dice, ma un mese, quindi 2-3 sì, giorni, appunto, però già siamo molto molto in ritardo, quindi anche questo è stato dilazionato nel corso del tempo. La modalità multiplayer forse dopo l'estate, altri DLC forse dopo l'estate, quindi comunque hanno ritardato tutto tantissimo. E ancora adesso io sono indeciso se iniziare ora, dopo la 1.2, a giocare o aspettare ancora. E no, questo dai, è uno di quei discorsi che faccio spesso con i mega giochi che escono e al lancio non sono giocabili. Ad esempio, è stato il caso di Skyrim, che all'epoca all'inizio aveva tantissimi problemi. Anche tutti i giochi di Watch Dogs, problemi a non finire all'inizio. Tutta la serie di Assassin's Creed, soprattutto gli ultimi, giocarci il primo mese è un inferno. Poi piano piano li sistemano, creano delle patch, creano dei bug fix, tutto si, posso dire, risolve, anche se non si risolve mai del tutto, e ci puoi giocare in una maniera migliore. E questo secondo me è assurdo, perché quelli che sono più fan di quel prodotto e quindi lo comprano subito, ci giocano subito, devono essere penalizzati? Mi sembra una cosa incredibile, e questa cosa la penso da ormai troppi anni, e la situazione non è mai stata migliorata, anzi secondo me sta peggiorando ancora. Sì, è vero. Tu hai qualche gioco a cui hai giocato e hai pensato forse è troppo presto, forse non era il caso di farlo ora? Ma guarda, io ho giocato a Skyrim quando era uscito da relativamente poco, che vuol dire comunque qualche mesetto, perché anche Skyrim è stato bello buggato per un bel po' di tempo. Adesso non ricordo che c'erano un sacco di glitch e che ci facevamo un sacco di risate con degli amici, ma non riesco a ricordare. I cavalli, bravo, c'erano i... cos'era? C'era una roba che tipo schizzava via il cavallo e cioè partiva verso... Adesso non ricordo, comunque ce ne sono tante. Esatto. Però ti posso confermare che anche dopo 10 anni è ancora così. Almeno in alcune cose è ancora buggato all'infinito proprio. Bene. Beh, comunque quello che ha detto Vezio ci conduce al titolo della puntata, che non sempre prima è meglio, nel senso che esattamente come stavi dicendo tu, capita molto spesso con i videogiochi, ma in realtà allargando un po' il tiro, non solo con i giochi ma anche con gli aggiornamenti software, per esempio di PC, computer, Mac, e anche di, non lo so, aggiornamenti di smartphone, cose del genere, che le primissime versioni siano più buggate di quanto ci si aspetterebbe da un prodotto finito, mettiamola così. Per i giochi, secondo me, in qualche modo è meno grave, per quanto allo stesso modo frustrante, perché comunque, come hai detto tu, fa rodere parecchio il fatto che tu, in quanto fan accanito, magari ci spendi soldi anche prima e quindi credi nel progetto e così via, e poi ti ritrovi un prodotto assolutamente non finito, assolutamente da perfezionare, o addirittura ingiocabile in alcuni casi, perché ricordiamo che Cyberpunk su console era ingiocabile, cioè mentre su PC poteva essere frustrante, divertente, tutto quel che vuoi, sulle console cioè erano 60 euro buttati, 70 euro buttati fino a quando era rilasciata la patch 1.2. Io ti dico, su questo appunto è vero con i videogiochi, è altrettanto vero con gli aggiornamenti. Io devo dirti che dei miei Mac, il portatile ho aggiornato a Big Sur, quello su cui lavoro quotidianamente ancora no, perché tanto non c'è niente che mi interessi troppo
e comunque avevo letto di possibili problemi su un sistema che utilizzo per il routing dell'audio e quindi non voglio rischiare. Ma comunque questa qui è un po' un discorso, un problema comune che avviene ormai nell'ambito dello sviluppo software. Sì, sono ormai anni, non è una tendenza nuova, quello lo stavo dicendo anche prima. Anzi, la cosa che mi dà forse più fastidio di tutto è che molto spesso, anche con ad esempio smartphone, notebook, smart band, si promettono delle funzionalità, si vendono i prodotti dicendo che ci sono quelle funzionalità e poi appena ti arriva il prodotto a casa scopri che non c'è, però dicono sì ma le aggiungeremo poi via software, via aggiornamento, via patch. Ma io le volevo adesso, io l'ho comprata e la volevo adesso questa cosa, non me la puoi dare poi, perché allora la compravo poi. Ma sì, questo succede tantissimo ad esempio con gli smartphone, magari vengono vendute delle funzionalità incredibili per le fotocamere o per mi ricordo anche prima la realtà virtuale, quindi i sensori, il lidar eccetera eccetera, e poi appena preso il telefono non funzionavano. Sì, ma dovevi aspettare che arrivasse l'aggiornamento, che arrivasse lo sviluppo di applicazioni di terze parti per poter utilizzare quella funzionalità. E questo per me è incredibile, cioè è una cosa che veramente siamo al limite della truffa in alcuni casi, soprattutto nei casi di prodotti meno noti, meno famosi. Io mi ricordo molte smart band da meno di 100 euro che promettevano l'incredibile e poi capivi perché costavano così poco rispetto al resto, perché queste cose semplicemente non c'erano, ora senza fare nomi. Ma come hai detto tu, è un discorso che vale per tutto ed è un discorso che molto spesso ti fa rabbia, ti provoca una frustrazione incredibile e tu pensi soltanto ma perché l'ho comprata questa cosa? Perché l'ho comprata adesso? La compravo tra 3 mesi, spendevo di meno e avevo il prodotto completo, perché poi quello è il punto. Chi lo compra all'inizio, chi lo compra subito, un gioco come un notebook, come un portatile di altro tipo, un tablet eccetera eccetera, vuole il prodotto da subito, è super fan, è super come posso dire, ha un hype talmente elevato che scavalla completamente e gli fa spendere quelle cifre anche spesso irragionevoli per prendere quel prodotto. Quindi pensa alla delusione di tanti fan, di tanti acquirenti che poi si ritrovano in mano dei prodotti non completi. Questa cosa per me è abbastanza inaccettabile. Sì, allora io ti dico, a parte che tu hai citato magari aziende minori, in realtà questa cosa succede con tutti. Io ricordo per esempio che Deep Fusion, la modalità fotografica, quella super elevata, a dettagli super elevati di Apple, fu introdotta successivamente con un aggiornamento software con iOS 13 e 2, vedo adesso, quindi non era inclusa nel lancio di iPhone 11, ma venne arrivò leggermente dopo, per carità, si parla di 2 mesi credo in questo caso, però comunque arrivò dopo. E d'altra parte, se tutta questa cosa è una seccatura gigante, perché per tutte le ragioni che hai detto tu, perché comunque stai pagando un prodotto che ti viene consegnato incompleto, un servizio, un gioco, quel che è. Dall'altra, io solo per fare l'avvocato del diavolo, perché sono tanto frustrato quanto te su questo genere di cose, dall'altra secondo me questo atteggiamento qui è quello che un po' ci siamo andati a cercare, tra virgolette, quando noi inteso come collettività, come società intera, abbiamo iniziato a sviluppare il concetto che i prodotti, i servizi più innovativi dovessero essere lanciati il più presto possibile con il cosiddetto MVP, minimum, aspetta che adesso non mi ricordo com'è la sigla, comunque il... abbiamo capito, tranquillo. No, il prodotto minimo che dà valore, no? Quello che è sufficiente per far dare all'utente un'idea di quello che sarà poi il prodotto finale. E questa cosa qui succede dappertutto, perché comunque
adesso arrivare, cioè se acquistare prima non è sempre meglio, arrivare prima è per forza meglio, cioè è per forza meglio, è innegabilmente per tutte le società che producono software, cioè se questa cosa per i giochi può essere un po' non vera, perché comunque Cyberpunk, nessuno avrebbe potuto rifare Cyberpunk nel ritardo che ci ha impiegato CD Projekt Red, però per i software oppure per tutti quei piccoli accessori, hardware, eccetera, eccetera, arrivare con un prodotto finito, perfetto, ma arrivare dopo può voler dire perdere il treno. Vedi Clubhouse, che comunque, cioè, anche è stato rilasciato, ok, non c'è per Android, una roba assurda, un'applicazione che non esiste per il sistema operativo più diffuso al mondo, è comunque, cioè, per dire, è già meno performante della versione di Telegram, no? Che è arrivata un po' dopo e che ha tante funzionalità in più. Sì, e loro possono dire però di essere fighi perché sono stati i primi. Certo. Anche se non è proprio così, perché c'era Twitter, ma questo è un altro discorso. Esatto. Però sì, loro lo possono dire. Esatto. È strano, non è una cosa scontata. No, infatti, però è, cioè, io ti ho portato questo esempio per dare un po' l'altra faccia della medaglia, no? Perché se io fossi uno sviluppatore che penso di avere un'idea fighissima che cambierà il mercato e soprattutto mi farà guadagnare dei soldi, perché poi alla fine di questo si parla, ormai è considerato assolutamente legittimo lanciare sul mercato dei servizi, delle applicazioni che non sono complete come le vorresti, come le hai pensate, ma che sono poco più di una beta per iniziare a dare il contentino alle persone. E non lo so. Sì, ma è esattamente il caso. No, non mi inserisco su questo discorso, perché questo è proprio il modo in cui sono nati e si stanno evolvendo i cosiddetti games as a service, ovvero quei giochi che nascono con un'infrastruttura, una modalità, un modo di giocare singolo, diciamo così, comunque con poco contenuto, e poi nel corso del tempo piano piano aggiungono meccaniche, altre modalità, capito? Cioè, cose importanti. Sì. Il più famoso è ovviamente Fortnite, che è nato come una costola di una specie di tower defense fatto in forma di battle royale, e poi si è evoluto in quello che ormai tutti conoscono, che è un mondo a sé, una sorta di meta contenuto, meta mondo in cui c'è di tutto dentro, in cui si proiettano film, si girano spot, si fa di tutto. Ma questo ovviamente è anche il caso di Fall Guys, per dire, un altro di quei giochini che, questo ovviamente meno conosciuto, ma è nato, e io l'ho scritto nella mia recensione, è nato con delle parti mancanti. Cioè, si capisce, se tu ci giochi 20 minuti capisci che a quel gioco mancano delle cose, e io penso di essere stato il giornalista sul web che ha dato meno a livello di voto a Fall Guys, perché gli ho dato solo 7. La mia recensione è stata una delle prime pubblicate in Italia, ma scrivendolo proprio chiaro e tondo che era un gioco molto molto carino, molto ben fatto, proprio ben sviluppato, ma che aveva delle enormi potenzialità inespresse, perché gli mancavano delle cose che tuttora non sono state messe. Però mi fa molto piacere il fatto che venga ben sostenuto sia dalla community sia dagli sviluppatori, perché sono stati aggiunti livelli, personaggi, costumi, skin, no? Tutte le varie cosine, però gli mancano delle cose, io sono sicuro che prima o poi arriveranno, e non le hanno messe volontariamente, perché così quando le metteranno potranno far parlare di nuovo di loro tutti quanti, e tutti quanti si reinteresseranno di nuovo a Fall Guys, andranno di nuovo a giocare a Fall Guys e vivrà una nuova vita, in un certo senso, come ogni volta le stagioni di Fortnite, no? Che cambia mondo, cambia mappa, o anche adesso che lo fa pure Warzone, no? Di COD, che cambiano gioco, cambiano stagione, e quindi di nuovo la stampa ne riparla, c'è di nuovo interesse, la gente comincia di nuovo a giocarci. È questo più o meno il meccanismo alla base di tutto. Non so se sia la stessa cosa per, come detto, una patch di Cyberpunk o una funzione che mi viene aggiunta sulla Smart Band, capito, cose di questo genere. Credo sia leggermente diverso, però la meccanica è ormai quella, ovvero rilasciare il prodotto per dire di essere arrivato prima di tutti,
E poi dopo forse lo aggiungiamo quello che avevamo promesso. Sì. No, poi come stai dicendo tu, ultima cosa e poi andiamo a chiudere, è anche una questione di comunicazione effettivamente, perché è una questione che te devi cercare di essere sulla cresta dell'onda, cioè nelle notizie per più tempo possibile. Se tu lanci un prodotto perfetto, magari sarai nelle notizie per, boh, che ne so, 2 giorni, una settimana, una roba del genere, ma poi il rischio che nessuno parli più di te è alto. Se invece tu rilasci un prodotto sufficiente perché la gente ne parli e poi periodicamente lo aggiorni e insomma gli dai valore, ci sarà sempre più gente che ti fa eco sulla notizia e su come lo stai. Cioè, nel senso, andando a leggere le patch, cioè i commenti alle patch 1.2 di Cyberpunk, non c'era gente arrabbiata, c'era, vabbè, per carità, perché poi sul forum di Cyberpunk commentano gli affezionati, però non c'era gente arrabbiata, c'era gente che diceva che bello che state curando il prodotto, perché poi l'impressione ovviamente non è ho acquistato un prodotto insufficiente, ma l'azienda sta curando e sta mantenendo il prodotto, che è sicuramente un'altra faccia della medaglia, ma insomma, è un po' il minimo che ci si aspetta dopo aver speso dei soldi. Va bene, direi Anche che tanti, eh. è Io anche voglio tanto. dare sempre l'ultimo consiglio, come al solito nei Vai. miei podcast, ovvero, secondo me, giocare prima non significa giocare meglio. E quindi voglio dire a tutti quelli che vogliono giocare un gioco, lo aspettano con tanta ansia, lo aspettano proprio con hype, di stare calmi. Ecco, non fate come me che magari un gioco lo aspetto per 10 anni, poi esce e non mi piace subito e aspetto altri 2 anni prima di giocarci. Ecco, questo no. Questo è troppo, però di aspettare quei pochi mesi che servono agli sviluppatori per fixare il fixabile, quindi per sistemare i bug più grossi, e poi dopo comprarlo, giocarlo, perché da una parte risparmiate soldi senza prenderlo prima, così state tranquilli, almeno quei 10-20 euro di solito si risparmiano sempre, e dall'altra giocate a un gioco più completo, più sistemato, senza grossi problemi, e vi divertite, secondo me, molto di più. Questo era quello che volevo dire. Bene, bene, mi piace questa conclusione. Andiamo alle mie conclusioni, che sono sempre le stesse, quindi cercherò di andare presto. Ma come avevo annunciato, voglio introdurre una piccola novità, ossia leggere le recensioni che ci scrivete, nelle quali potete darci anche dei suggerimenti. Mi piace partire questa piccola mini rubrica di persone che ci recensiscono, perché l'ultima recensione che abbiamo, quella di Senape con dinosaurino nelle emoji, ci dice: mi piace molto questo podcast, semplice e funzionale, mi tiene aggiornato, solo che non sopporto la musica in sottofondo. Capisco che ci tenete, non vi chiedo di toglierla, ma almeno abbassate il volume. Lo abbiamo abbassato. Sono fiero di poter iniziare leggendo questa recensione per dire abbiamo abbassato il volume. È perché le recensioni sono importanti anche per questo, cioè ci date dei feedback, noi cerchiamo di modellare il nostro lavoro su quello che ci suggerite. Se poi vi piacciamo così tanto che non avete nulla da segnalarci, potete anche scrivere semplicemente bellissimo, fantastico, ciao mamma, ti voglio bene, e noi lo leggeremo anche in podcast e quindi voi saluterete la mamma in podcast. Va bene, basta con le stupidaggini. Seguiteci su tutti i social network, siamo dappertutto: TikTok, Facebook, il gruppo di Facebook Smart World Family Official. Il podcast è su tutte le piattaforme che vi possono venire in mente. Lasciateci le recensioni, che poi noi le andiamo a leggere in trasmissione, così ci sentiamo tutti più vicini. Grazie Vezio, grazie a tutti, buon lunedì e a domani. Ciao a tutti!